Gianni Tommasino! E oggi è la volta di un altro bel viaggio in un luogo che mi è molto caro, perché mi piace rilassarmi in quel luogo, mi piace riposarmi in quel luogo, che è proprio il bosco. Ne abbiamo tantissimi qui in Italia, io vicino a casa ne ho uno meraviglioso dove faccio ogni giorno una bellissima passeggiata, qui mi rilasso, mi scarico dalle tensioni, insomma è un bel luogo. E poi è abitato da tante creature che ci divertono, le conosceremo comunque. Sei pronto? Certo! E naturalmente, se parliamo di bosco, la prima cosa che mi viene in mente è le piccole creature magiche che possono abitare proprio in un bosco. E l'idea di oggi nasce proprio da loro, perché ho pensato di creare questo piccolo, guardate che simpatico, questo piccolo vaso proprio dedicato alle creature fatate. Può essere un portapenna, ma può essere anche un bellissimo contenitore, insomma, potete farci quello che volete, addirittura riempirlo di terra e metterci dei piccoli semi e farli germinare, insomma. Tante idee. Ma che carino! Ho utilizzato però, caro Tommasino, un materiale che di solito non utilizziamo mai, un materiale nuovo. Guarda un po', è una pasta modellabile. Io ho trovato questa, ma potete utilizzare quella che sicuramente avete in casa per giocare e divertirvi con i vostri amici. Io ho utilizzato questa pasta modellabile che si modella molto facilmente, ma a contatto con l'aria in pochissimo tempo, in circa 10 minuti, diventa sofficissima e indurisce, quindi si conserverà così per sempre e non corre il rischio di rompersi e diventa soprattutto leggerissima. Oddio, allora, prima di iniziare, ma quando tu passeggi c'è tutta questa neve vicino a Veroli? Ma quale neve, Tommasino? Non mi ero mica accorto, ma siamo in prima... Allora, sì, allora una piccola magia, visto che siamo in un bosco magico. Ecco qui! Oh, è primavera, Tommasino, ma quale neve! Ormai sono arrivati i primi tepori, il nostro bosco si sta risvegliando. Guarda lì chi fa capolino dietro l'albero. La nostra amica volpe. Allora, che ci occorre? Un vasetto, quindi lo potete prendere delle dimensioni che volete. Ne prendiamo uno piccolo. E la nostra pasta modellabile. Io ne ho tantissime di tanti colori. Ma non vedo il verde qui, caro Tommasino. E il verde mi serve. E come facciamo? Allora, come facciamo il verde? Allora, bambini, la pasta modellabile ha questa magia che naturalmente modellandola la possiamo anche mescolare con gli altri colori. Come si ottiene il verde? Il verde è semplicissimo, si ottiene con il giallo e con il blu. Quindi prendiamo una parte di giallo, una parte di blu, naturalmente ne prendiamo una quantità più piccola perché il blu ha una componente forte, e guardate la magia. Allora, iniziamo a mescolare prima così. Sono i colori primari che ci hai insegnato già in passato. Bravissimo, l'abbiamo fatto già una volta. Iniziamo a mescolare, impiastricciamo tutto così, poi facciamo un po' così con le mani per velocizzare un pochino il tutto e già comincia a diventare verde, vedi? Un bel verde intenso. Guarda un po', è divertentissimo questo momento, perché mescolando, guardate bambini, e voilà, abbiamo ottenuto una pasta verdissima. Aggiungendo del giallo diventa più chiaro, aggiungendo del blu diventa più scuro. È semplicissimo. Cominciamo a decorare. Allora, ne faremo una parte perché è un lavoro veramente faticoso, però cominciamo piano a realizzare queste piccole punte, che non è nient'altro che l'idea dell'erba. Allora, prendiamo un piccolo quantitativo di verde, vedete, facciamo una punta, quindi dobbiamo fare una specie di triangoletto così, lo poggiamo qui così e schiacciamo con le dita in questo modo, vedete, abbiamo fatto la prima punta e così rimane attaccato. Bravissimo, questa è una pasta particolare che rimane attaccato, ma se utilizzate qualsiasi altra pasta andrà bene lo stesso. Questa ha la accortezza di seccare, quindi rimarrà così per sempre il nostro vasetto. Continuiamo, quindi andiamo a fare rapidissimamente tutte le parti del nostro... A me piace tantissimo, sai, Dondino, andare nei boschi. Ogni tanto facciamo delle gite con i miei fratelli, Giuseppino e Marcellino, con lo zio Pierino e col papà Loreto. Tu devi sapere che in Italia abbiamo una varietà di boschi e di foreste grandissime. Ecco, visto che abbiamo parlato di boschi e di foreste, cominciamo a fare una prima distinzione, perché non sono la stessa cosa, no? Ah, no? No, assolutamente. Il bosco, eccolo, il bosco ce l'abbiamo qui alle nostre spalle. È un ambiente più raccolto, più gestibile, molto più piccolo, con dei piccoli animali. Infatti, guarda, di notte si vedono addirittura le lucciole. C'è la nostra civetta sempre presente. La foresta, a differenza del bosco, è un ambiente molto, molto più ampio. Ci sono delle foreste che hanno delle distese di alberi infiniti. Ad esempio, ce n'è una famosissima, che è la foresta dell'Amazzonia, bambini. È immensa, ci vorrebbe una vita per girarla tutta quanta. E ci sono delle varietà di piante
incredibile. Ce ne sono tantissime di foreste. Beh, quelle che stanno all'estero magari sono un po' diverse da quelle che ci sono in Italia, ma sono comunque belle. Assolutamente sì. Le nostre specie, naturalmente, sono specie che hanno bisogno di un clima particolare. Quindi noi abbiamo degli alberi. In altre parti del mondo ci saranno foreste molto diverse dalle nostre. Ma facciamo un salto invece nella nostra Italia. Vediamo un po' se conosci le regioni in cui ci sono la percentuale di foreste e di boschi più grande. Allora, partiamo dal nord, naturalmente. Vediamo un po'. Pensare. Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Come fa a saperlo, bambini? Beh, ho imparato. Partiamo allora dal centro, dal nord, andiamo al centro. Vediamo un po'. Fammi pensare ancora. Toscana, Abruzzo, Lazio. No, bambini, Toscana, Umbria, Abruzzo. Bambini, è preparatissimo Tommasino. Allora, ultima parte dell'Italia, il sud, vediamo, visto che le sapevi tutte, sicuramente conoscerai anche il sud. Questa non la so invece, mannaggia! Vabbè, ti aiuto io. Per quanto riguarda il sud, la regione con più percentuale di boschi e foreste è la Calabria, che ne ha veramente tanti, tanti, tanti. Io nel frattempo, so che è un po' noioso, bambini, ma sono andata avanti, guardate un po', sto percorrendo tutto il perimetro del nostro vaso. Adesso passerò alle decorazioni, quindi creiamo altri elementi. Quindi prendiamo un po' di giallo, facciamo una piccola pallina, così, e la mettiamo da parte. Poi prendiamo la nostra pasta rossa. Un'altra indicazione che vi do, bambini, quando utilizzate la pasta modellabile, richiudetela sempre, perché vi darà la possibilità di giocarci sempre, così non secca e non la sprechiamo, perché è importantissimo non sprecare, compresi i nostri giocattoli. Quindi avere cura delle cose che ci hanno regalato è qualcosa di importante. Facciamo un po' di palline rosse, vedete, così, le mettiamo vicino al nostro fiorellino, così, che si formeranno i petali. Facciamo anche l'ultima. E poi schiacciamo un pochettino, così, tac, 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 e attacchiamo in questa parte. Che bel fiorellino! Perfetto. Procediamo ancora. Quindi facciamo altri fiori. Dicevamo delle nostre foreste, quindi in Italia, Tommasino, quindi le abbiamo... Certo, e le stiamo ripassando anche, o studiando, con la nostra amica Martina, che con le sue favole ce le sta facendo conoscere tutte. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora... Visto che abbiamo scoperto quali sono le regioni con più specie, allora passiamo a scoprire quali sono gli alberi presenti in queste... Sì. Qui diventa un pochino più difficile. Devi sapere, te lo dico io. Vai, dimmi, perché dimmi, è un po' dimmi. Più complicato. L'albero più presente in Italia è sicuramente il faggio. È l'albero che è presente in quasi tutti i boschi e le foreste d'Italia. E lo sai com'è fatto? È molto Sono alto. Dei molto, molto... Tu li conosci bene perché li sorvoli. Ha un fusto molto, molto alto, di colore grigio, anche delle sfumature nere sono molto, molto belli. E in autunno, nei boschi pieni di faggio, accade una meraviglia, perché tutte le foglie che cadono a terra, arancio, rosse, si colorano e colorano il bosco e diventa qualcosa di eccezionale. Ce n'è uno vicino a casa che si chiama Prato di Campoli e in autunno diventa meraviglioso. Ti ho portato una volta, ti ricordi? Certo, me lo ricordo bene. Ed è bellissimo. Quindi tutte le foglie subiscono questo processo meraviglioso, cadono, è la natura che fa questo e si colora tutto. Io sono andata ancora avanti, eh. Allora, i nostri fiorellini, facciamo anche la porta? Certo. Ma sì, una porta per il nostro... Una porta magica. I boschi sono anche un luogo non solo per quanto riguarda la natura, ma sono anche un luogo magico, Tommasino. Perché devi sapere che i boschi sono abitati da creature stranissime. Ma veramente? Sì. Ci sono gli gnomi, ci sono i folletti, ci sono gli elfi. Ma io non li ho e mai visti. Ci sono le fate. Li conosci? Certo, ma li non conosciamo li ho mai visti. Insieme. Ah, se li conosci, allora non dico niente, però se i nostri bambini non sanno ripetiamo. Ne raccontiamo un po' la storia? Certo. Ma sì. Allora, per quanto riguarda gli gnomi fanno parte della cultura nordica e sono piccolini, hanno questo cappello a punta, fatto più o meno così. Gli gnomi, quando vedete uno gnomo, ha questo cappello e praticamente infestano il bosco e sono molto spiritosi e simpatici. Poi ci sono gli elfi, invece, che fanno parte della cultura germanica e sono un po' dispettosi e sono magrolini. Poi ci sono invece i folletti, che sono molto simpatici, piccoli piccoli, e corrono e saltano da tutte le parti. Insomma, il bosco è abitato da tanti. In ultimo, le nostre amiche fate. Che vivono un po' in tutte le fiabe, no?
No, Dino, ma dobbiamo mettere anche un coperchio, giusto? Sì, il coperchio ce l'ho pronto qui, ma ti spiegherò poi che cosa faremo. Adesso faccio una piccola porticina e l'attacco qui, in questo modo, e farò invece le decorazioni per il bordo, in modo tale da toglierlo. Questa è la parte che più mi diverte. Io ho questo stampo che utilizzo per realizzare delle piccole miniature, ma voi potete realizzarlo un po' come meglio credete. Con questa è semplicissimo, perché guardate, basterà riempire con della pasta, la faccio azzurro, con della pasta modellabile il nostro stampino, schiacciare con le dita, portare avanti, così. È un po' la stessa tecnica per i biscotti, È vero! Quindi facciamo così. Però questi non si mangiano. No, questo assolutamente, non mangiate la pasta modellabile, bambini. È pericolosissimo. Ok, fatto questo, guardate qui che meraviglia. Viene un decoro perfetto che andremo a mettere in questa parte. Così. Ma è bellissimo! È stupendo! Naturalmente questo mi aiuta tanto, ma voi bambini potete utilizzare il mattarello, le piccole forme, quello che più volete. Facciamo altri elementi decorativi per dargli un po' di colore. Li attacchiamo qua, così. Oh, voglio riempire la mia casetta tutta quanta di piccole casette! Perfetto, ne possiamo fare tantissime, possiamo fare un intero villaggio fatto con tutti questi barattoli. Non lo trovi carina come idea, Tommasino? Molto, molto! Ne faccio un altro di bordino perché mi diverte tantissimo fare questa cosa. Se voi avete le formiche, addirittura, guardate, ho mescolato dei colori, quindi andremo a creare qualche cosa di completamente diverso, eh? Ecco qui, schiacciamo per bene, e guarda un po' la magia, voilà! Pa-pam! Lo mettiamo sul bordo, in questo modo, così. Io ho sempre adorato la pasta modellabile, Tommasino. Era una cosa che mi faceva divertire perché ci apre ad un mondo veramente fantastico. E poi possiamo creare tutte le forme che vogliamo, gli animali, le storie. Veramente possiamo permette creare tante, di sbizzarrirsi con la fantasia, come fai sempre tu. Come il magico mondo del bosco, un po' come il nostro magico mondo del bosco. Allora, abbiamo creato la nostra casina. Naturalmente mancheranno ancora tanti elementi. Voi la personalizzerete un po' come meglio credete. Guardate questa che carina. Dopo un paio di ore la pasta è asciutta e torna sempre nella posizione iniziale. È semplicissimo. Piaciuta questa idea? Sì. È stata semplicissimo realizzarla. Ed ora di corsa. Rivediamo insieme. Costruiamo i nostri barattoli fatati. Per l'appunto prendiamo il nostro barattolo trasparente, naturalmente. Lo iniziamo a decorare con la pasta modellabile. Quindi prendiamo il verde. Se non abbiamo il verde, ricordiamoci che si costruisce, o meglio, si realizza semplicemente mescolando la pasta modellabile gialla e la pasta modellabile blu. Mescoliamo per bene e otteniamo il nostro verde, addirittura con diverse gradazioni. Creiamo tutti gli altri particolari, quindi fiori, oppure lo possiamo personalizzare nella parte alta del bordo, creare una piccola porticina che ci ricorda un po' la casa degli gnomi, quindi lo personalizziamo come meglio crediamo. Può diventare un portapenne, può diventare un piccolo contenitore in cui seminare i nostri piccoli semi e farli germogliare, quindi lasciamo alla fantasia che ci guidi in questo bellissimo viaggio all'interno del bosco. E la nostra puntata sui boschi, sugli gnomi e sulle fate oggi giunge al termine, ma abbiamo capito una cosa importante, Tommasino, non trovi? Abbiamo capito che i boschi non sono solo quelli che ci vengono raccontati nelle favole, degli ambienti in cui avere paura, in cui nascondersi, in cui tante volte i nostri personaggi si sono persi, ma sono anche dei luoghi, soprattutto sono dei luoghi reali e concreti in cui rilassarsi, stare bene, a contatto con la natura, per incontrare e venire veramente a contatto diretto con la natura. È un luogo meraviglioso e io vi invito ogni giorno a vivere un piccolo momento all'aria aperta, che sia un piccolo bosco, un parco vicino casa, oppure una grande foresta, perché no? Noi non sappiamo i nostri amici da dove ci guardano. Certo. Una bella passeggiata ci aiuta a ritrovare anche il contatto con noi stessi ed è importantissimo. E l'idea di oggi è stata proprio questa. Anzi, fate una cosa, costruitene uno uguale, portatelo nel bosco, portate anche il tappo naturalmente. Allora arrivate nel bosco, riempitelo di tutta l'aria e la bellezza e poi chiudete. Quando avete bisogno di una bella passeggiata, ma non potete farlo, aprite e ritroverete il vostro bosco. Ti piace come idea, Tommasino? Tantissimo! Bene, bambini, noi vi lasciamo al cartone animato di oggi, che è la storia di San Domenico Savio. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Io e Tommasino ci andiamo a fare una bella passeggiata nel bosco e a sabato prossimo con Caro Gesù. Ciao, bambini!